Ci sono domande? Ok, ragazzi, allora direi che per oggi possiamo fermarci qua, eh? Mi raccomando però, non andate via perché, come vi ho detto a inizio lezione, adesso vi faccio vedere un video che serve per presentarvi un progetto che si chiama Minor o Minor Bust. Viaggio attraverso spazio e tempo, VAST, è uno dei percorsi minor offerti dall'Università di Bologna per l'anno accademico 2021-2022. I minor sono percorsi interdisciplinari che studenti e studentesse iscritti a un corso di laurea magistrale dell'Alma Mater potranno affiancare al corso di laurea e che alla fine rilasceranno una certificazione aggiuntiva. Il VAST Minor è stato progettato e realizzato dal Dipartimento delle Arti, dal Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, dal Dipartimento di Fisica e Astronomia e da quello di Matematica e consiste in 4 corsi da 6 CFU ciascuno che analizzano il concetto di spazio e struttura e tempo. Spazio e tempo da prospettive diverse. Abbiamo scelto lo spazio e il tempo perché hanno tutte le caratteristiche di essere degli oggetti di confine, non appartengono a nessuna disciplina, ma tutte le discipline si sono cimentate con questi concetti in modo profondo e in modo costitutivo. Quindi la sfida che noi ci poniamo è proprio questa, sviluppare un intreccio di narrazioni che ci facciano vedere come le varie discipline hanno affrontato il tema dello spazio e del tempo e che in qualche modo facciano emergere alcune caratteristiche tipiche della disciplina, ma anche delle figure che proprio nascono dall'interazione fra tutte le discipline coinvolte nel minor. Ogni insegnamento del minor è stato progettato dai docenti delle diverse discipline che terranno la maggior parte delle lezioni in compresenza. Ma non solo verranno tenute in compresenza le lezioni nel minor, ma verranno anche utilizzate delle metodologie di innovazione didattica. L'innovazione didattica non consiste solo nei contenuti, cioè nell'approcciare il tema dello spazio-tempo in maniera interdisciplinare, ma ha a che fare anche con i metodi di insegnamento. Agli studenti quindi sarà richiesto di partecipare in prima persona e di mettersi in gioco durante la loro partecipazione al minor e questo farà in modo che verranno intrecciati diversi saperi che sono le discipline da cui verranno i diversi studenti di tutto l'Ateneo. Agli studenti è richiesto appunto una partecipazione attiva e ogni studente porterà il bagaglio di conoscenze che ha acquisito nel suo percorso di laurea triennale o magistrale e l'incrocio di queste esperienze degli studenti e di quelle dei docenti che appartengono appunto a diverse discipline costituirà l'aspetto quello interdisciplinare del minor. Quali sono, per esempio, le concezioni di spazio e di tempo che stanno alla base delle grandi teorie come la meccanica classica, la relatività ristretta, la relatività generale? Queste teorie hanno alla base una concezione di spazio come, e di tempo come contenitori, come pensava Newton, oppure lo spazio e il tempo pensato come delle relazioni che l'uomo si è costruito per dare un ordine all'universo in cui viviamo, come pensavano Leibniz, Poincaré e anche Einstein. E ancora, la fisica ammette la possibilità di viaggi nel tempo, pazienza i viaggi nel futuro, ma e i viaggi nel passato sono possibili, sono ammessi dalla fisica? Che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so bene, ma se volessi darne spiegazioni a chi me lo chiede non lo saprei. Con queste parole Agostino d'Ippona nelle Confessioni esprime efficacemente quella meraviglia, quello spaesamento che abbiamo quando riflettiamo su concetti che ci sembrano semplici e ordinari, ma che nascondono in verità una profondità e una centralità per il nostro pensiero.
Parte del contenuto di VAST riguarderà argomenti di tipo matematico, che servono a concettualizzare in maniera semplice e precisa alcune nozioni di carattere generale che riguardano anche la filosofia, l'arte, l'evoluzione del sistema fisico. Studiare la struttura, il concetto di struttura in architettura e la sua maniera con cui si evolve nel tempo significa studiare lo spazio in cui ogni giorno svolgiamo le nostre attività, sia esse all'interno di un edificio o all'esterno. All'interno del Minor Vast, la filosofia quindi verrà insegnata proprio per cercare di arrivare a una comprensione dello spazio e del tempo attraverso l'analisi dei paradossi dello spazio e del tempo, quindi studiandone la loro struttura argomentativa, il loro spessore epistemologico e metafisico. Si studieranno le strutture delle nostre migliori teorie scientifiche che parlano dello spazio e del tempo attraverso gli strumenti della filosofia e della scienza, e si analizzeranno i fenomeni che hanno a che fare con la costruzione della percezione delle dimensioni spazio-temporali attraverso gli strumenti dell'estetica. Tra i vari temi che emergeranno ci sarà il rapporto fra infinito e illimitato, che sono due concetti profondamente diversi dal punto di vista della matematica, che afferiscono anche a discipline diverse, e l'idea soprattutto di illimitato ci porterà, per il tramite dell'idea paradossale dei viaggi nel tempo, ad altri paradossi della matematica. Parleremo anche del paradosso di Banattarsky, che diciamo in qualche modo, volendolo descrivere in maniera naif, ci dice che se noi prendiamo una sfera in uno spazio tridimensionale e la spezziamo in un numero finito di pezzi con qualche caratteristica adeguata, allora poi siamo in grado, semplicemente ruotando e traslando questi pezzi, di rimontarli come in un gioco di Lego, in modo tale che vadano a costituire due sfere identiche a quella di partenza. Questa è una cosa che ci sembra incredibile, perché per l'appunto è paradossale. In particolare, una parte dei contenuti matematici riguarderà l'evoluzione di un sistema spaziale nel tempo, secondo una certa dinamica, in cui, scegliendo una nozione di tempo di spazio particolarmente semplice, uno spazio discreto magari fatto di finiti punti, si vedrà cosa vuol dire che il sistema si evolve senza utilizzare informazione futura, che è una nozione di base, che si evolve in maniera invariante nel tempo, che alcuni sistemi vanno verso un regime periodico, come succede in natura, alcuni sistemi hanno delle caratteristiche che invece si perdono nel tempo e non possono essere più recuperate, come effettivamente succede in natura, e alcuni sistemi hanno una componente casuale, come effettivamente succede in natura. Questo intreccio tra le narrazioni sarà sviluppato attraverso quattro insegnamenti che hanno questi titoli, speriamo, evocativi. E forme e strutture dello spazio-tempo, l'estetica dello spazio-tempo, i paradossi dello spazio-tempo e spazio-tempo, origine, evoluzione e destino. Video sia stato interessante e vi chiedo di farlo girare tra amici e colleghi in maniera da spargere l'informazione il più possibile.